diamo inizio a questa terza manifestazione del concorso letterario indetto dal Circolo Anziani con la collaborazione dell'Università della Terza Età Univabor insieme all'Azione Cattolica di Rio Nero e con il contributo del laboratorio Analisi di Flovilla. Diciamo, siamo alla terza edizione. È una cosa bella perché partecipano con tanto piacere le classi, parecchie classi dei comuni sia di Rio Nero sia della zona del Vulture. Il tema di quest'anno era anche un bel tema, diciamo, era un bel tema che corrispondeva un po' ai problemi di oggi, le energie alternative, che non so se siano valide o siano poco valide o del tutto valide, non sappiamo ancora questo, dobbiamo ancora vedere un poco se vanno a combattere contro l'ecologia e via dicendo, e fare un paragone con le energie del tempo passato, diciamo, del tempo dei nonni. Essendo un centro anziani, è logico che noi ci portiamo sempre un poco al periodo e prima della guerra e dopo la guerra. Io non sono figlio della guerra, Riccardo, c'è che mi fa storchiare, io sono un po' dopo la guerra, sono figlio della guerra ma sono dopo la guerra. Tra le due, energie c'era da fare un paragone e vedere un po' quali sono le energie che più piacevano un poco ai bambini. Se fossi stato un bambino, dico la verità, avrei detto che a me piaceva di più l'energia del dopoguerra, per un semplice motivo, perché vivere in una casa dove c'è un camino, dove c'è una famiglia che si siede intorno a un camino, dove c'è una persona anziana che ti dice qualche cosa, che ti racconta qualcosa della sua vita, qualcosa del suo vissuto, è un po' diverso dall'energia di oggi. Siamo anche meglio, per l'amor di Dio, non ci mancherebbe, però l'energia di oggi, diciamo, ci mette in condizione che ci sediamo a tavola, ci sono i termosifoni, chi ha la possibilità di mettersi con la schiena vicino ai termosifoni, questo io, già è fortunato, chi ha i termosifoni a pavimento non ha neanche questa possibilità. L'energia elettrica, per l'amor di Dio, è importante, perché accendere adesso, schiacciare, accendere le luci in tutta la casa, o alzare tutte le serrande, o abbassarlo, accendere video, televideo, eccetera, è diversa l'energia, diciamo, elettricamente di tanti anni fa, dove quel lumicino di candela, però anche quel lumicino di candela serviva a far stare un poco insieme. Prima di passare la parola al presidente Sasso, vorrei dire soltanto qualche cosa, che ai tempi miei, per esempio, c'era un racconto che si chiamava, lo raccontavano i miei nonni, diciamo, mio nonno l'ha raccontato a me, ma altri nonni l'avranno anche raccontato a voi, si chiamava Luconte tra la gatta alla finestra. Era un racconto in dialetto, ma un mio amico Ernesto Pelieco l'ha tradotto in una poesia. È una bella poesia, della quale voi, se vi piace, vi faccio avere anche una copia. E per quelli che sono di fuori, tipo i signori di Venosa, vi faccio anche una copia, con la speranza che voi lo traduciate in dialetto venosino, così facciamo anche un paragone. Allora, se i bambini, forse i grandi capiscono un po' il dialetto, i bambini piccoli poi possiamo anche fare qualche traduzione. Allora, il titolo: Luconte tra la gatta alla finestra. Una gatta alla finestra s'affaccendava, ingoiosendo tutti i passanti. E lo prim che una bella faccia tosta gli è stato lo ciuccio, che ci ha detto: bella gatta, bella gatta, che fai alla finestra? Ragami pan, canaccia maratà. Ah, tu come maratà? E mu a me. E tu fammi sento come canta. E lo ciuccio si è mis a ragliare. E la gatta: no, no, non se ne parlo proprio. Passa a fare. E lo bucca. Passo lo burk. Tutto gentile, Angelice. Buongiorno, bella gatta. Che fai alla finestra? Ma farsi i panni, che mangia la metà. E mu a me. E tu fammi sento come canto. E lo burk si è mis a grugnì. E la gatta: oh no, no, per l'amore di Dio, non ci pensare. Poi passo lo gatto. Lugardi, è un gadduccio, un galletto. E Angelice, bella gatta, che fai tutta affaccendata alla finestra? Ma fazzi pan, camaccia maratà. E mu a me.
e fammi sentire come canta. E lo guarda, l'ha buttato lo piatto e si è messo a cantare più forte che ha potuto. E la gatta, no, 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 gli è troppo strallente, sta voce, ma fai venire, la bacia in casa. Poi si avvicina con un ghigno, non sorgeggia, un topolino per qualcuno che non capisse, non sorgeggia, bonjour, sorgeggia alla francese, bonjour bella gatta, che schifo fai alla finestra? Alla francese sorgeggia, sta che chiamando i panni, ha detto, che mangia la metà. Però, tu ricco, mi chiamo, io mi voglio un principe che sa cantare. Ma io sono un principe dei gatti, dei ratti, e tengo una vocina melodiosa. Ah, fammi sentire, ha detto la gatta. Alla canna si baffa, e lo sorgecchio va in duce, un dono che non canta l'amore con mano friscola. La gatta pregustando una bella fanale, tutta convincente in cerice, sì, sì, indiana, indiana, che te voglio maratare. Un sorgicchio tutto squacchiuso, salisce i baffi e si rinchina, pensando che aveva fatto una cosa gentile e buona, la gatta ha fatto la vita, un bello cucù. Bravo Ernesto, bravo Ernesto. Quando si arrivava vicino a un camino che ha avuto questa possibilità di sentire una cosa di questa raccontata, era una cosa bella come bella ancora tutto. Detto questo, passo subito la parola al presidente del centro anziani, il nostro amico Mauro Sasso. Grazie. Allora, buonasera. Innanzitutto io non entrerò in argomento come già ha fatto il maestro Pietro D'Adano. Solo Pietro. No, Pietro, solo Pietro, hai ragione. Io vi passerò un brevissimo saluto e vi dico, cari amici, che siamo giunti alla terza edizione del concorso letterario per le scuole elementari dei comuni appartenenti alla comunità montana del Vulture, che il Centro Comunale Anziani organizza con la collaborazione dell'Università delle Tre Età, presieduta dalla professoressa Giuseppina Cervellino, e con l'Azione Cattolica Italiana del Santissimo Sacramento, presieduta dalla professoressa incoronata di Lorenzo. Saluto il signor Sindaco, il dottor Antonio Placido, per la sua presenza meravigliosa. È il secondo anno che lo vediamo qui in mezzo a noi e questo ci fa onore. Rivolgo un cordiale saluto al dirigente scolastico Antonio Pinto, che l'anno scorso ci ha incoraggiato a continuare questa esperienza che ha un significato di competizione e preparazione allo studio. Un saluto e un ringraziamento ai docenti delle quinte elementari, ma un saluto molto affettuoso lo rivolgo ai bambini, perché sono loro gli attori principali di questa manifestazione, anche se io vedo che questa sera di bambini ce ne sono pochi. Amici, prima di passare la parola mi si consenta di esprimere un concetto. Questo concorso viene organizzato dalle tre associazioni nell'esclusivo interesse dei ragazzi che lasceranno la scuola elementare ed affronteranno con impegno la nuova esperienza della scuola media. Ogni altro interesse è fuori dagli obiettivi degli organizzatori. Allo stesso modo, l'auspicio è che le scuole rispondano sempre con un'azione all'altezza degli obiettivi degli organizzatori. Chiudo ringraziando i componenti della commissione che mi pare siano un poco assenti, però lo avevano partecipato, che
mi pare uno a Roma, ma tenevano tutti quanti problemi e motivi di famiglia, e noi le perdoniamo perché per correggere tutti i compiti che sono arrivati hanno fatto veramente dei sacrifici con un impegno di tempo e con altre cose. Hanno fatto un lavoro paziente e scrupoloso, sacrificando un bel poco del loro tempo libero che maggiormente le donne dedicano alla loro famiglia, per rendere un servizio alla scuola e per amore verso i bambini. Consentitemi, un grazie sincero va agli uomini e alle donne del Centro Comunale Anziani, che quando sono queste manifestazioni con tanto amore contribuiscono per la buona riuscita della serata. Io vi ringrazio e passo la parola. Comunale Anziani si conferma una colonna della società civile, quella strutturata, attiva e dinamica di questo comune. Non è la prima volta che lo constatiamo e mi pare particolarmente felice constatarlo e rimarcarlo in una situazione come questa, perché in una situazione come questa, anche sulla base del tema scelto, credo non casualmente, fonti energetiche nel tempo dei nonni, e quasi vorrei dire plasticamente si proietta nella nostra mente l'immagine di un passaggio di testimone tra generazioni. Forse non esiste un altro tema più di quello delle fonti energetiche che trasmetta l'idea del dovere che incombe su tutti quanti noi e sulle generazioni che sono più avanti in età, a maggior ragione, di passare alle generazioni future il testimone di un pianeta che non sia devastato e degradato irreversibilmente dal consumo senza limiti dei combustibili fossili. Forse ritornare al mondo dei nostri genitori e dei nostri nonni, che era assai più parsimonioso, assai più povero e quindi necessariamente attento al consumo di certe risorse, dà qualche indicazione. Ovviamente nessuno di noi si può illudere che quello che andava bene 80 anni fa, 50 anni fa, un secolo fa, puramente e semplicemente si possa riproporre un secolo dopo, ma è non tanto le soluzioni tecniche adottate, che pure qualcosa dicono in relazione al modo in cui le generazioni passate si rapportavano al mondo che avevano intorno, al modo in cui lo rispettavano, alla sapienza con cui avevano presente il problema della riproducibilità di certe risorse e della necessità di non sprecare. È proprio un approccio culturale, di senso comune, ecco, che guidava l'esistenza delle future generazioni che abbiamo gradualmente perso e che forse rappresenta il tratto di maggiore modernità paradossalmente da recuperare. L'idea che non ci sia nulla che possa essere sprecato indefinitamente, perché non c'è nulla che sia riproducibile all'infinito, l'idea che si debba puntare su qualche cosa che sia rinnovabile, perché è l'unica risorsa che ci consente di economizzare, ci consente contemporaneamente di utilizzare energia in maniera sufficiente, e poi l'idea che tutto questo insieme di convinzioni, di culture, di organizzazione del rapporto fra uomo ed ambiente che lo circonda, siano un patrimonio che vale la pena di trasferire alle generazioni future, per trasmettere anche, dopo i decenni di boom che hanno prodotto tante cose buone in tutta l'Europa,
e anche in questo paese, in questa nazione, in questa regione, ma dopo le ubriacature che hanno accompagnato il boom, il consumismo che per tanti versi lo ha connotato, ecco, forse conviene che attraverso il lavoro dei docenti ai ragazzi sia trasmesso almeno il germe di qualche dubbio in ordine al modo in cui il nostro mondo è andato avanti e le risorse del nostro pianeta sono state sprecate e forse per molti versi anche degradate in maniera non tutta reversibile. Io credo che se questo, il germe di questo dubbio riusciremo a trasmetterlo ai ragazzi, probabilmente avremo fatto la cosa più efficace che si può fare per evitare di ripetere gli errori che le nostre generazioni hanno commesso e per consegnare alle generazioni che verranno un mondo, un pianeta, un ambiente naturale che possano e valgano la pena di essere vissuti. In questo senso il lavoro del centro anziani, della scuola, la sinergia entro la quale questa attività si sviluppa è, io credo, da additare ad esempio, a poterlo in un momento come questo in cui del mondo che abbiamo ereditato viviamo solo i contraccolpi negativi, cioè dopo le ubriacature del boom ora viviamo la risacca della crisi, e allora a maggior ragione forse fermarsi un attimo, fare una riflessione, richiamare tutti al buon senso e anche riflettere sulle buone abitudini dei tempi andati è un esercizio quanto mai fecondo. Quindi, grazie a tutti voi che l'avete pensata e organizzata. Allora, grazie al sindaco. E passo la parola alla dottoressa Gina Bozza, sempre presente in queste manifestazioni, sempre attenta, sempre partecipe con tanto entusiasmo. Grazie. Prima di tutto perché faccio parte del centro anziani, anche se non sono molto fedele ai loro incontri, ai loro bagni, mi piacerebbe tanto, ma è così. E poi perché sono cose di un'importanza straordinaria. Voi pensate, far riflettere i ragazzi, far riflettere i giovanissimi su problematiche che appartengono a tre quarti della nostra vita passata per chi di noi è un po' più maturo di anni e che sicuramente è fonte di tanti ricordi, al di là della gatta alla finestra che aspettava il suo innamorato, ma sono ricordi di, una situazione storica che fa veramente piacere ricordare e raccontare ai ragazzi perché loro sappiano come abbiamo vissuto. E non ci è mancato niente, anche se, come diceva il sindaco, non abbiamo sprecato. Il passato è stato un passato di attenzioni all'economia, alle cose importanti, alle cose essenziali. Ci hanno educati a non sciupare. Poi è arrivato il momento in cui ci hanno detto sciupate, 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 e lì che è venuta meno la nostra capacità di riflessione. Oggi chiamiamo i ragazzi perché riflettano e imparino dai nostri errori, dalle cose che non abbiamo fatto, che non abbiamo saputo fare. Ma sono sicura che questi ragazzi, proprio perché sono giovanissimi e quindi hanno una capacità di assorbimento di tutte le sollecitazioni che sono valide, offerte da noi adulti, dalla vita di noi adulti, anche il riconoscimento da parte nostra di cose che abbiamo sbagliato, di come ci siamo lasciati andare ad esagerazioni, a sprechi, a cose inutili. Credo che sia importante tornare indietro per poter stare meglio, è una cosa che secondo me ci fa stare bene tutti. Sentivo in questi giorni di gruppi di giovani che noi molte volte condanniamo perché sono 2 milioni, perché non vogliono fare niente, che stanno organizzandosi per dare vita a forme di agricoltura innovativa rispetto al passato, ma sicuramente importante per un futuro che non sappiamo in quale direzione possa andare. Ed è bello perché si offrono loro delle situazioni in cui vengono preparati, vengono sollecitati, anche la nostra università delle tre età ha offerto dei corsi interessanti in questa direzione. E si va verso un momento storico in cui si recuperano
quei modi di fare, quella vita più semplice, quel modo di consumare meno, ma non perché dobbiamo limitarci a stare male o ritornare a forme di alimentazione scadente che possono essere deleterie per la nostra vita, ma per stare meglio, per mangiare cose più genuine, per vivere in maniera un po' più sobria, ma un po' più concreta, un poco più efficace. Quindi questi ragazzi che sono stati chiamati a questa riflessione, sicuramente guidati dai loro insegnanti, dai docenti delle varie scuole, perché senza un input è difficile che il ragazzo si metta a fare grosse riflessioni. Credo che abbiano diritto a tutto il nostro riconoscimento, a tutto il nostro ringraziamento e che soprattutto il nostro desiderio è quello che, partendo da queste sollecitazioni, possono andare avanti con idee nuove, con idee migliori, con idee di progresso sì, ma non con idee di distruzione, di infingimenti anche comportamentali, di situazioni che non fanno piacere a nessuno e che fanno anche disonore per noi che purtroppo non abbiamo saputo dare loro tutto l'esempio di cui meritavano. Sono felice di incontrare i ragazzi che hanno vinto stasera, mi dispiace per i loro compagni che non ci sono, perché sai com'è, quando uno non vince il premio sta a casa, invece quelli che hanno vinto il premio sono tutti qui. Sono convinta anche che ci sono più genitori che alunni, ma perché i genitori sono orgogliosi, pieni di entusiasmo che il figlio abbia vinto, e anche questo è bello. Questa gioia che accompagna il vostro momento di felicità di questa sera accompagni e segui e vi porti ad accompagnare e seguire i vostri figli sempre durante la vita, hanno tanto bisogno delle vostre sollecitazioni. Grazie a voi. E allora adesso la parola al dirigente scolastico, a me piace più chiamare direttore didattico, il dottor Pinto, che è sempre, diciamo, di una gentilezza unica al pari di tutti gli altri che sono qui presenti. Ci ha sempre accettati con tanta simpatia, con tanta cordialità, ci ha dato degli ottimi consigli e ci ha messo a disposizione non solo la struttura scolastica, ma anche le sue competenze professionali che sono e sono tante. Grazie. Di cuore. Grazie a te. Questo riconoscimento. Io vorrei innanzitutto salutare tutti i presenti, in modo particolare chi viene da fuori, quindi chiederei di dare un saluto in primis agli alunni della scuola di Venosa che ci hanno onorato della loro presenza. Quindi faremo vedere un applauso. Ovviamente un saluto che va esteso anche ai nostri alunni della scuola primaria Gionero che vedo qui schierati, anche se in un numero ridotto rispetto a quelli che hanno partecipato al concorso, però devo dire che l'impegno è stato molto elevato, tant'è che da questa storia, da questo tema, è nato anche un progetto specifico che le classi quinte di Gionero hanno portato avanti proprio sulle fonti energetiche alternative, in modo particolare lo sfruttamento dell'energia solare. È nato un laboratorio in cui hanno prodotto in miniatura, insomma, delle macchine che si muovono attraverso l'utilizzo dell'energia solare. Nella manifestazione di fine anno che andremo ad organizzare tra qualche giorno ci sarà l'allestimento di questa mostra e avremo anche modo di toccare con mano quali sono le potenzialità di questa energia pulita che è appunto l'energia solare. Rispetto al tema, dico anche che i nostri partner del centro anziani sono sempre, come dire, attenti ad ascoltare i suggerimenti che noi da parte della scuola vengono dati. In modo particolare abbiamo concordato questa tematica prendendo spunto anche da questa attività che è stata inserita nel piano dell'offerta formativa della nostra scuola e devo dire che è stata veramente una scelta molto azzeccata. Perché è vero che bisogna parlare di rapporto intergenerazionale, ma bisogna anche trovare degli argomenti, delle tematiche che possano fare da collante, da collegamento rispetto a queste due cose. Quindi il confronto, il metodo del mettere a confronto come si era e come si è, l'eventuale evoluzione di un sistema di vita, o se vogliamo anche, come diceva giustamente il sindaco, qualche involuzione rispetto a quello che era la qualità
il modus vivendi, rispetto anche a quello che erano, come dire, insomma, i valori della famiglia, del focolare domestico, anche il simbolo, non so, del camino, che significava l'unione della famiglia intorno a qualcosa in cui ci si poteva incontrare, il racconto, ukund, fatto magari intorno anche a un braciere di fuoco, con i bambini che con la loro fantasia galoppavano, e man mano che la nonna o la persona anziana raccontava loro questo racconto, vivevano con la loro fantasia un mondo tutto particolare. Purtroppo adesso non è più così, questo rapporto intergenerazionale pare che si sia spezzato, e il centro anziani, attraverso questa brillante iniziativa, cerca di ricollegare, di ricucire questo strappo in modo tale che ci sia questa continuità tra le generazioni, e lo dobbiamo fare sempre con un obiettivo di tipo formativo ed educativo, cioè quello appunto di capire dove veniamo e dove siamo diretti, con lo scopo di creare un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo ereditato. Qui purtroppo dobbiamo fare un po' anche un'analisi, una riflessione su quelle che sono le colpe delle persone adulte, perché noi abbiamo vissuto per circa 20-30 anni in un'era di particolare sviluppo, anche frenetico, dove si sono anche persi, diciamo, i limiti, e abbiamo esagerato in tutti i sensi. Adesso è il momento un po' di, come dire, di risparmiare, di contenere, di stare più con un atteggiamento un po' più parsimonioso rispetto a tutto. E quindi dobbiamo anche far, come dire, forse dobbiamo farci insegnare da chi prima di noi ha vissuto esperienze di vita nella ristrettezza anche economica, ma anche sapendo utilizzare al massimo le risorse che aveva a disposizione. E mi sembra che sia veramente un modo importante per ricavare, anche attraverso il metodo delle interviste, perché questi ragazzi, i loro elaborati l'hanno fatto anche intervistando i nonni, quindi hanno cercato di conoscere quelle cose che hanno scritto, non inventandosele, ma andando a fare una ricerca sul campo, quindi attraverso il metodo dell'intervista diretta, hanno recuperato delle informazioni, delle notizie, che poi hanno riprodotto nei loro elaborati, e penso che tutto sommato sia stata anche per loro un'esperienza veramente importante per capire come ci si arrangiava ai tempi dei nostri nonni. Non voglio farlo lungo, però un saluto particolare lo voglio fare a tutti gli anziani presenti, che sono una risorsa per questa nostra comunità, prima perché hanno una mole di iniziative, forse il sindaco per stare dietro ha bisogno anche di un'agenda un po' più fitta, e quindi spesso poi deve anche fare, come dire, insomma, le scelte, e questo è un fatto positivo, meglio avere questo spirito di iniziativa, soprattutto se questo spirito poi stranamente viene espresso da generazioni anziane che fanno un po' da contraltare forse ad una generazione di giovani un po' più, come dire, seduta, un po' più isolata, più abituata a stare dentro casa attaccata al computer con internet, Facebook e altre cose, che non a incontrarsi nella piazza, nelle assemblee. Questo è un danno che bisogna saper, come dire, porre dei giusti rimedi, quindi anche ai giovani bisognerebbe forse creare situazioni di incontro più reali che non virtuali, e quindi insomma questo loro entusiasmo dobbiamo in un certo modo anche trasmetterlo alle nuove generazioni. Da parte nostra, come scuola primaria di Rionico, faremo in modo che questo concorso possa continuare nel tempo, perché ha una validità di tipo educativo, e quindi possiamo già pensare alla quarta edizione. Faremo in modo di creare anche una collaborazione più ampia attraverso le scuole del nostro circondario, cercando, insomma, di fare in modo che ci sia anche una partecipazione numericamente più significativa, perché l'anno scorso ho notato che c'erano anche più scuole rispetto a quest'anno, quindi c'è stato un calo di tensione, quindi dobbiamo anche forse meglio veicolare le idee e fare in modo che in fase di programmazione iniziale a settembre le scuole possano inserire nell'ambito del piano dell'offerta formativa anche questo progetto, che è importante, quindi possiamo già iniziare a lavorare su questa. Quindi saluto gli anziani presenti, il loro presidente che in modo particolare segue tutte queste iniziative, il maestro Pietro Vellano, che in questa scuola ha speso una buona parte della sua vita.
Saluto il collega Riccardo Rigante che ci ha fatto onore della sua presenza e che dall'alto della sua esperienza di dirigente scolastica anche su queste tematiche può darci e può dare dei contributi significativi. Vedo anche persone che a Rio Nero hanno pure prodotto contributi importanti dal punto di vista culturale. Donato Gallucci, che è uno scrittore, ha prodotto tanto anche sulla storia di Rio Nero, sul brigandaggio, su Crocco in particolare, e il maestro Di Lucchio, che ha fatto anche un'opera che sarà data in premio ai nostri alunni, Cecchino Restaio, Ramon, che anche lui insomma si è, come dire, cimentato nel recupero soprattutto della nostra lingua dialettale. Sono tutte risorse che vanno giustamente valorizzate e messe in sinergia. Quindi non aggiungo altro e passiamo alla fase, diciamo, per la quale siamo qui presenti, vale a dire la premiazione dei nostri alunni. Quindi qua la parola va al centro anziani, sono loro i responsabili delle scelte e quindi a loro che per tutte le nostre. Grazie. E allora, prima di passare alla premiazione, è obbligo anche citare gli insegnanti che hanno fatto parte della commissione. Non è stato un compito molto facile, diciamo, quando si va a valutare c'è bisogno di avere in considerazione tanti aspetti, tante cose, però la valutazione è stata fatta nella maniera più oggettiva possibile, più trasparente possibile, di questo non si poteva. E quindi ho un grazie molto sentito all'insegnante Maria Viglioglia, all'insegnante Carmelina Quinto, l'insegnante Amalia Trello, l'insegnante Carolina Calice, l'insegnante Giuseppe Di Butti e io e Mauro che abbiamo un po' coordinato. Adesso, prima di passare alla premiazione, vi dico subito come andiamo. I bambini premiati sono 6. Fanno parte 2 bambini della scuola elementare di Rio Nero e 4 bambini della scuola elementare Primo Circolo di Venuzza. Sono tutte femminucce. La collega Maria Pinto come è contenta. Sono tutte femminucce, che è bello anche questo. Allora, chiameremo, siccome i premi sono ex equo, non facciamo le graduatorie, non facciamo classifiche, anche essendo sportive le classifiche in questo campo non le abbiamo mai fatte, non le faremo mai, li chiameremo ex equo in ordine alfabetico. Daremo loro un kit che servirà per la scuola media, essendo bambini quinta elementare che si affacciano, devono andare il prossimo anno alla prima media, abbiamo pensato di fare una cosa utile, una cosa non l'orologino, che non un giocattolino eccetera, e meglio un kit scolastico che metterà in condizione di poterlo usare e di far risparmiare anche alle famiglie. Oltre a questo daremo 2 testi, un testo scritto il bicentenario di autonomia locale, schegge di vita comunitaria, scritto dal collega insegnante Donato Di Lucchio, e il testo Kumbar e Kumbarid, un testo di poesie in dialetto, scritto dal grande insegnante di scuola superiore, nonché dirigente dell'istituto di Napoli, mi sembra si chiamava, Cecchino Francesco Ramunno. Daremo anche un diploma ai bambini, in più alle insegnanti daremo un buono da consumare presso una libreria di Rio Nero, per acquisto di materiale didattico che servirà a loro non per quest'anno perché le scuole chiudono, però per il prossimo ciclo, augurando a loro di iniziare in prima e continuare in quinta e rivederci di nuovo se facciamo di nuovo per le quinte o se facciamo anche per le quarte, per le terze, non si sa mai. Allora, passiamo subito. I bambini che sono premiati devono venire, devono leggere un po' il compito, speriamo che non si emozionino, qua ci siamo noi che li incoraggiamo. Chiamiamo subito la prima bambina premiata, si chiama Leopardi Valentina ed è della scuola elementare di Rio Nero. Se vuoi venire anche alla messa vicina a titolo di incoraggiamento personale. Non c'è. Allora consegniamo alla maestra tutto quello che abbiamo da consegnare. Consegniamo. Puoi venire?
Allora, prendo la bambina Valentina, che in questo caso si chiama maestra Cicchiello, la premia il professor Donato Gallucci. Prego. Ah, che bella città, non c'è la gente per questa città. Io sono il premio letterario. Grazie. Anche la commissione del premio letterario per tutti. Allora, Donato Gallucci. Diploma. Il kit, la bambina, i testi, i due testi. Però questo lo consegna il professore Francesco. E il buono per le insegnanti. Sì, no, ce l'ha. Vuoi leggere tu? Come ti chiami? Sono portato i supplenti. Allora, c'è Michele che fa le supplenze di, come si chiama? Di Valentina. Allora, sì, sì, senti come un Valentina. Valentino devo guardare. Valentino. Oggi è una giornata particolarmente fredda. Siamo in pieno inverno, c'è il cielo coperto di nuvole e temperatura bassa. Il freddo arriva anche in casa e per questo penso ai termosifoni. Un dì il caldo dopo un po' inonda l'appartamento. Guardo mio nonno che è seduto in poltrona, sta leggendo un libro. Ha indossato la vestaglia e ha messo sulle ginocchia una coperta di lana. Lo osservo e vado all'intruso. Nel tempo e mi incuriosisce il modo in cui questo vecchietto, allora ragazzo, affrontasse il freddo invernale. Per questo mi avvicino a lui e decido di stenderlo dalla sua lettura per farmi raccontare ed avere spiegazioni per le mie curiosità. Mio nonno chiude il libro e dopo avermi osservata inizia a parlarmi, dicendomi che negli anni della sua fanciullezza la vita era molto dura e che la sopravvivenza era anche frutto di impegno e di sacrificio. Il freddo e il proseguo provocava grande sofferenza. Le case dei contadini più poveri erano monolocali, con una mezza porta senza vetri e il freddo spesso e la neve entravano anche all'interno della casa, nella quale vi era un camino fucarino, scarsamente alimentato da legna, su quale vi era una ghignetta di cripta nella quale bollivano alcuni fagioli o delle patate, così che quel tantino di fuoco serviva per riscaldare e a cuocere i cibi contemporaneamente. I contadini che possedevano l'asino erano favoriti dal caldo della massa corporea, dal quadrupede. Anche le case delle persone più facoltose che avevano qualche stanza in più non avevano migliore sorte per quanto riguardava il caldo. Infatti veniva riscaldata solo la stanza dove si viveva di giorno per mezzo del cosiddetto braciere, il quale era un contenitore di rame rosso nel quale bruciava la carbonella, cioè un carbone di dimensioni più piccole. In tutto il resto della casa c'era un freddo gelido e poiché i letti per dormire la notte erano in queste stanze fredde, quando la sera si andava a dormire ci si imboccava e ci si copriva la testa con cuffie e berretti da notte. Spesso si ricorreva a riscaldare il letto con uno scaldino che era un recipiente con un lungo manico che riempito di carboni accesi veniva scrofinato sotto le lenzuola del letto o si predisponeva nel letto prima di andare a coricarsi e lo si sormontava con uno scheletro di legno su quale poggiavano le coperte per evitare che prendessero fuoco. Questo attrezzo è denominato il monaco. Anche per l'illuminazione non vi erano grandi risorse, le case erano illuminate da una lampadina che emanava una luce fioca al lume della quale le persone dell'epoca leggevano il giornale e cucinavano la biancheria. Non sempre l'energia elettrica veniva erogata regolarmente, in quanto gli impianti erano quasi sempre inefficienti, per quanto nelle case erano sempre presenti vecchi e tradizionali sistemi di illuminazione.
alimentazione, lume a petrolio, luce ad olio e per i più ricchi candelabri con le candele. L'acqua che serviva per le pulizie personali e per il ducato veniva riscaldata sul camino in grossi pentoloni appoggiati su tre piedi, oppure in grosse pentole inserite in una cucina costruita in fabbrica, alimentata da legno e carbone. Spesso i lavaggi personali e il ducato si facevano all'esterno, perché nelle case non sempre vi era corsi d'acqua e i panni vi era l'impianto idrico. Infatti ci si lavavano nei corsi d'acqua e i panni alle fontane pubbliche e le donne con le conche attingevano l'acqua per i bisogni della famiglia. L'illuminazione esterna delle case era quasi inesistente. Rare lampadine con luce fioca nelle strade principali e completa assenza nelle strade secondarie e nei vicoli. La sera spesso si vedevano persone che passavano da una casa all'altra nello stesso vicinato, illuminando la strada con un tizzone o con un fascio di carne secca e accese. Non hanno terminato di esporre questo scorcio dei suoi tempi dicendo: è cambiata la vita, voi siete fortunati. Ho riflettuto su quanto ascoltato, valutando positivamente quello che si chiama progresso. Per questo oggi devo ringraziare quelle persone che con il loro genio inventivo hanno, come dice mio nonno, cambiato la vita. Bravo! Non si sente? Così sì. Dipende dalla luce. Io invece parlo strano. Quando parli tu ti fai sentire. Ragazzi, c'è un po' la voce. No, non più vicino. Allora, chiamiamo la signorina Labriola Luisa, che è della quinta D della scuola primaria Giovanni XXIII di Perugia, e chiamiamo anche la dottoressa Angela Frovilla, che deve premiare la signorinella. Allora, la messa anche noi. Qua. Stavo arrivando. Dai una mano alla bambina. Ecco. Allora, questo è il compito della bambina. Facciamo così, te lo tiene la maestra. Si sente? Di lato. Così il peso non mi ricordo. Vediamo, vediamo se va. Ecco. Non lo senti più i bambini. L'energia e la capacità di un sistema a compiere un lavoro si può presentare in forme diverse, muscolare, meccanica, termica, chimica, mediante elastica. Essa è essenziale per lo svolgimento di qualsiasi attività. In qualsiasi epoca storica, l'uomo ha lavorato sullo sfruttamento delle risorse finalizzate alla produzione di energia, dalla scoperta del fuoco, passata l'era del vento, fino ad arrivare a quella del carbone, degli idrocarburi, del nucleare. Tanto tempo fa, quando i nani erano piccoli, si scaldavano intorno ai camini e con la cenere calda di carboni ardenti riscaldavano i ferri da stiro e lo scaldino, che servivano per intiepidire le lenzuola gelate. La carbonella veniva messa nei braceri, una specie di conca di rame adatta a irradiare il calore emesso dai carboni roventi. Quest'ultimo serviva sia per riscaldare le stanze sia per asciugare i panni umidi. Con l'aiuto di una campana di legno che si poggiava sul braciere, oggi per riscaldare le nostre case usiamo i termosifoni alimentati da una caldaia, i condizionatori di aria calda, i ferri da stiro elettrici ed asciughiamo i panni con le asciugatrici. Inoltre si è scoperto che attraverso i pannelli esposti al sole, pannelli fotovoltaici, è possibile catturare energia solare, immagazzinarla e riusarla al momento opportuno, o addirittura usare i rifiuti per ricavare energia attraverso delle apparecchiature chiamate termovalorizzatori.
anche se questi possono essere dannosi per l'uomo, perché producono molto inquinamento. Le nostre nonne, per i cerchia, si continua a cercare l'energia e la trasmissione di energia spaziale, una pista di ricerca scientifica, ne sentiamo parlare, o meglio, ne sentiremo parlare i nostri nipoti. Bambini, non sono tanto abituati a parlare per microfono, perché non è tanto facile, non è tanto facile né alzare il tono della voce e né tenere in mano o parlare vicino a un affare di questo. In tutti i modi, è andata benissimo. Passiamo al terzo premiato, Giovanni Francesca, della quinta C, scuola primaria Giovanni XXIII Venosa. Premia il preside Riccardo Rigante, eccolo qua. Così smettiamo. A Venosa non c'è il liceo scientifico, no? Mi raccomando di fare bene. Allora, dammi il compito della bambina. Se no faccio tipo per te. Allora, a te il compito. Vuoi capire alla maestra? No, lo dico io che vedi che sei di là. Allora, raccomando di gridare. Senti come gridano i paesi, vedi? Con le maestre, vai. La famiglia di mio nonno era molto numerosa, composta dai suoi genitori e 10 fratelli. Ognuno di loro aveva un compito anche più piccolo. Il momento della giornata che il nonno preferiva era la sera, a cena, dove tutti riuniti davanti al caminetto, grande una fonte energia, avevano l'abitudine di raccontarsi storie, fatti accaduti in giornata, barzellette. La mattina la sveglia era all'alba. Gli uomini di famiglia andavano a lavorare nei campi con la loro forza muscolare, mentre le donne si occupavano della casa. Cuocevano il pane o si recavano alla fontana più vicina per attingere l'acqua, per fare il bucato, perché non tutti l'avevano in casa. In inverno, siccome non c'era energia elettrica, l'acqua calda veniva riscaldata nei pentolini, sul caminetto, oppure con i braccelli. Si mangiavano quasi sempre legumi, verdure e pane che la mamma faceva in casa una volta alla settimana. La sera si andava a letto presto, sia per riscaldarsi sotto le coperte, sia per non consumare i legumi a olio che venivano usati per illuminare la casa. Siccome non avevano si divertivano a organizzare delle serate, si ballava e si cantava. Oggi invece le fonti elettriche che sfruttiamo sono tantissime, le nostre case sono ben illuminate da energia elettrica, si adoperano ogni tipo di elettrodomestici utili a sveltire lavori domestici, si ha ben serviti di acqua calda per mezzo di gas, metano, pannelli solari. La cottura dei cibi avveniva sul gas o a microonde. Ci riscaldiamo con i termosifoni, ci rinfreschiamo con le aria condizionate. Il vento viene sfruttato non solo per l'energia eolica e meccanica, ma anche per ricavare energia elettrica. Anche l'energia muscolare viene utilizzata in medicina. Peccato che l'uomo con l'eccessivo uso di energia non rinnovabile inquini il nostro pianeta. Brava. Si pensano così alla maturità, così precisi. Allora, siamo alla signorina che abbiamo detto Giovanni. Adesso c'è la signorina Di Toro Rosa. C'è.
donna premiata che parlerà più ad alta voce vincerà un altro premio. Allora premia alla signorina la collega Maria Pinto. Non so se la tua insegnante di inglese, no? No, va benissimo. I due testi dei due colleghi. Aspetta, il comico non è niente da leggere. Vicino così, quindi non proprio in bocca, ma proprio vicino, 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 appena appena. Va bene, per svolgere questo testo per svolgere questo testo ho intervistato i miei nonni, che mi hanno fatto conoscere alcuni aspetti della loro vita quando avevano la mia età. Noi oggi abbiamo tutte le comodità, telefoni, cellulari, TV a colori con molti canali, tanti elettrodomestici per grattugiare, spremere, frullare, sbattere, impastare, lavare indumenti e stoviglie e stirare, eccetera. I miei nonni mi hanno detto che a quell'epoca i lavori venivano eseguiti a mano, utilizzando attrezzi che funzionavano con manovelle, molle, corde o trainati dagli animali. L'elettricità c'era, ma veniva utilizzata solo per illuminare le stanze. Alcuni invece utilizzavano le candele, i lumi a petrolio oppure a olio. Non c'erano gli elettrodomestici, si lavavano a mano stoviglie e indumenti. Non c'era ancora l'acqua corrente nelle case, perciò le donne si recavano a piedi fino alle fontane, con ceste piene di indumenti da lavare, sia in inverno con il freddo sia d'estate con il caldo. Nelle case non c'erano i termosifoni, ma c'erano i grandi camini che servivano per scaldarsi e per fare da mangiare. Infatti il cammino rimaneva sempre acceso e si mettevano a cuocere i cibi in grandi pentoloni, perché allora le famiglie erano numerose. Nelle altre stanze invece si usavano i bracieri. Gli oggetti erano realizzati con legno, paglia, ferro, rame, argilla, perché non era ancora stata inventata la plastica. È stato bello discutere di queste cose con i miei nonni. Ho capito che a quell'epoca la vita era dura e faticosa e non c'erano tutte le comodità che abbiamo noi oggi. E allora abbiamo fatto di tutto. Ecco qua. Passiamo al penultimo premiato, di Tommaso Arianna, della quinta D, Giovanni XXIII Venosa, che non c'è. La bambina è malata. Legge la maestra? Facciamo legge la maestra. Al tempo dei nonni, le fonti energetiche non erano efficienti e moderne come quelle di oggi. Per fonti energetiche si intendono il riscaldamento, la luce e la conduzione di acqua calda e tutto ciò che produce energia. Fino agli anni 70 le case erano riscaldate con caminetti o stufe a legna. La fatica era tanta, sia per l'uomo che doveva procurare la legna per l'intero inverno e sia per la donna che faticava di più perché bisognava spesso raccogliere la cenere e tenere il camino pulito. Ci si metteva tutti vicino al fuoco, si raccontavano tante storie di famiglia e c'era un'atmosfera unica che purtroppo noi, oggi, con i termosifoni non abbiamo. Le case sono più pulite, ma sono anche vuote e silenziose, perché il fuoco, oltre ad emanare calore, crea anche una dolce compagnia e ravviva l'ambiente. Un altro oggetto che prima era in uso era lo scaldabagno. Serviva per portare l'acqua calda nelle case ed era situato nei bagni. Era inefficiente perché quando l'acqua in esso finiva non vi era più acqua calda a tutta portata. Grazie alle caldaie murali esterne con impianto al gas metano che funzionano a meraviglia, oggi abbiamo di più. La differenza maggiore tra ieri e oggi si rivela nella bolletta, che è salata ad ogni fine inverno. Per non parlare poi della corrente elettrica,
dello sprigo di luci che abbiamo tutti i giorni e dei molti apparecchi elettronici che usiamo sempre. Prima bastavano delle lampade ad olio o delle candele per illuminare la giornata. Tutto questo ci fa capire che più avanza il progresso, più c'è consumo e sprego. Riflettere un po' sull'energia e nell'uso che hanno fatto i nostri nonni ci fa apprezzare tutto ciò che abbiamo e perciò non dovremmo lamentarci mai. Tutti questi cambiamenti nella nostra società hanno causato inquinamento al nostro sistema e quindi oggi si cerca di ritornare a sfruttare energia inesauribile, dall'acqua al vento al calore della terra, con sistemi più moderni. Bravo. Allora, la piccola bambina di Tommaso Arianna, personificata dalla maestra e insegnante Antenore Filomena, viene premiata dal direttore didattico di Rio Nero, dottor Pinto Gerardo. Allora, prima di passare all'ultimo premiato, vi ricordo che non finisce qui la manifestazione, perché dopo ci sarà una fotografia con tutti i bambini e gli insegnanti premiati. Anzi, a proposito di insegnanti, è di obbligo anche citare gli insegnanti, che forse per dimenticanza, oppure avevo conservato in ultimo, perché il dolce è sempre in ultimo. Allora, le insegnanti che sono state premiate sono le insegnanti della classe quinta C e quinta D di Rio Nero, Cicchiello Carmela, Stolfi Tonina e Cappiello Rosa Pia. Delle insegnanti di Venusa, della quinta C e quinta D dell'Istituto Giovanni XXIII di Venusa, le insegnanti Antenori, Perrotta, Sant'Arsiero, Giambitti e Graziano. Grazie anche alle insegnanti. Allora passiamo all'ultima premiata, che risponde al nome di Briscese Sofia. Sarà premiata dal sindaco di Rio Nero, il dottor Placido. Lo conosci il sindaco di Rio Nero? No, il sindaco di Venusa, sai come si chiama? Tamburiello. Vieni a scuola con me. Ecco qua, a quello insieme. Facciamo prima la circonda e dopo premiamo. Ah, prima le maestra, tieni tu per buce. Senza energia nulla potrebbe muoversi o vivere. Il sole contribuisce al 99% all'energia che arriva sulla Terra. Riscalda, illumina, crea i venti. Il sole, insieme al vento, l'acqua e il calore della Terra, sono le cosiddette energie rinnovabili che hanno caratterizzato gran parte della vita dei nostri nonni. Spesso i nonni ci raccontano il loro passato per farci comprendere che siamo molto fortunati ad avere tante comodità che a loro sono mancate. Hanno vissuto un'adolescenza assai differente dalla nostra, è quasi impossibile da immaginare. A volte mi chiedo come abbiano fatto a vivere senza luce elettrica, senza riscaldamenti, né televisioni, telefonini, o peggio senza computer. E le nostre nonne, come hanno potuto gestire le loro faccende domestiche senza lavatrici, lavastoviglie, frigorifero, fumo, aspirapolvere, forni e microonde, robot da cucina e tantissimi altri elettrodomestici utili alle donne di oggi. Nei loro racconti c'è tutta la sofferenza di periodi difficili e faticosi, fatti di rinunce. Quando osservo le loro mani, mi accorgo che sono diverse da quelle dei nostri genitori, sedentorite da cali, per via dei lavori manuali svolti nei campi. La pelle è consumata. Grazie alla distribuzione della rete elettrica, il gas, i servizi di telecomunicazione e i mezzi di trasporto, la vita è cambiata. Oggi petrolio, gas naturale e carbone sono le maggiori fonti energetiche insieme a quelle nucleari che provengono da materiale radioattivo come l'uranio, tutte le fonti non rinnovabili che con il tempo si esauriranno e che sono dannose e inquinanti perché creano effetto serra e piogge acide. Per il nostro fabbisogno energetico stiamo esaurendo le risorse del pianeta. Adesso il nostro futuro dipenderà dall'uso intelligente dell'energia rinnovabile
Nonostante oggi abbiamo tanto in termini di energia e non solo, mia nonna continua a dire che rimpiange sui tempi, quando si viveva con sani principi, con rispetto, non c'era inquinamento e disastri ambientali, ma la più importante energia è l'amore, vinceva e faceva star bene tutti. Se tutti i bambini con le veste possono venire qua per fare una foto di gruppo a richiesta della stampa. Bravo. Quando Giovanni